relazione tra peronismo e sinistra è sempre stata complessa, fin dai tempi del primo governo di Perón, quando i sindacati, guidati dai comunisti e dagli anarchici, non accettarono di diventare uno strumento del nascente populismo peronista. La rottura avvenne alla morte di Perón, quando Isabelita e Lopes Rega iniziarono la avversione della sinistra, perfezionata in seguito dai militari con la Guerra Sucia. Per questo i peronisti di sinistra e la Juventud Peronista fondarono il movimento dei Montoneros. In pratica il peronismo, inquadrato nel partito giustizialista, passò a difendere l'ordine capitalista, disputando il potere con le oligarchie e la borghesia asservita alle multinazionali. Per questo l'enfasi populista del peronismo fu usata per garantire il controllo sociale del paese. Infatti, fu il peronista Carlos Menem che sanzionò l'alleanza carnale con gli Stati Uniti per poi svendere il paese alle multinazionali e provocare nel 2002 la bancarotta dell'Argentina con i programmi liberisti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. La sinistra non ha mai dimenticato il sostegno che il deputato Néstor Kirchner dette al governo di Carlos Menem e poi a quello di Duhalde, votando tutte le leggi per privatizzare il settore petrolifero e quello minerario. Per capire quindi perché la sinistra nel 2015 non ha votato per Daniel Scioli, è interessante risentire questa intervista con Fernando Pino Solana, deputato e poi senatore del Partito Socialista Autentico e candidato alle presidenziali nel 2011. E sobre Argentina hoy, usted también es un muy crítico al presidente Néstor Kirchner. Sí, soy muy crítico. Mire, yo no tengo voluntad de... Mi oficio no es ser opositor, debo aclararlo. Pero hace 50 años que yo milito por la causa de mi patria. Hace 50 años que yo soy un militante social o un militante político y he pasado todas. Exilios, persecuciones, inclusive he sufrido hasta un atentado a balazos. Es decir, hace 50 años que venimos luchando por la segunda emancipación de mi país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el 2003 tuvimos esperanzas, con cautela, porque Kirchner venía navegando en ese mar putrefacto del partido justicialista. Mar putrefacto. Pero querido, traicionaron el legado esencial de Perón y Evita, pero lo traicionaron en 180 grados. Y votó Kirchner todas las peores leyes de Menem, las que remataron el patrimonio público, las que remataron el petróleo y el gas. ¿Me entiendes? Bueno, pasaron los años y aparece Kirchner de la mano de Duhalde. Y bueno, fue el mal menor en abril del 2003. Y sorprendió a todos Kirchner cuando de pronto surgió de él una cierta dignidad nacional, porque Menem era directamente un gerente de las corporaciones. Sí. ¿Y qué? Sorprendió un poco con esa dignidad nacional y al impulsar una buena política de derechos humanos, que el 80% de los argentinos hacía 30 años que la reclamaba. Claro. La reclamaba con manifestaciones y con sacrificios extraordinarios. Las Madres de Mayo, bueno, la Casa de Mayo. El país la reclamaba. Gana una simpatía Kirchner y tiene algunas actitudes muy interesantes, como cuando votó contra el ALCA en Mar del Plata y renovó la Corte Suprema de Justicia. Pero, la esencia del modelo neoliberal, Kirchner la profundiza. La esencia. La Argentina pierde todos los años más de 20 mil millones de dólares, más de 20 mil, 25 mil seguramente, entre petróleo, gas y la gran minería de las corporaciones. Ese modelo Kirchner lo ha profundizado. Y lo que ha sido decisivo para entender que era el momento de salir con el espacio político fue que desde fines del año pasado
Kirchner le pasó a las provincias el dominio total de los yacimientos petroleros, sabiendo que esas provincias, que siempre fueron feudos oligárquicos promenemistas, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo. Kirchner actúa más como un gobernador de una provincia petrolera que como presidente de la nación, porque lo que ha generado son 10 pequeñas repúblicas que cada una negocia con las corporaciones. Lo grave es que en este momento ya han renegociado 30 o 40 años más de explotación petrolera con las corporaciones. El petróleo de la generación de nuestros hijos fue entregado por Néstor Kirchner. Entonces, eso es imperdonable. A la Argentina le costó más de 200 mil millones de dólares la privatización del petróleo y el gas que hiciera Menem. Sí, pero el pueblo respondió a Menem. Ahora en La Rioja, que él terminó con... Sí, pero mira, acá hay que ver lo siguiente. ¿No? Argentina sufre el poder de los medias. ¿Cómo acá, no? El poder mediático, sí. Entonces, el gobierno está absolutamente ligado a los medias. El gobierno Kirchner prolongó 10 años las licencias de televisión, a cambio de nada, a cambio de apoyo. Sí. Y es el principal anunciante de las radios y las televisoras. En consecuencia, estas palabras es muy difícil que se oigan. Casualmente, en los periodos electorales como este, sí, tienen que darnos lugar. Y esa es una de las razones. Que usted es candidato a presidente. Es una de las razones por las cuales nosotros hemos salido ahora, junto a el ala social del CTA, Confederación Trabajadores Argentinos, y el Partido Socialista Auténtico, más los que fundamos el Movimiento por la Recuperación del Petróleo, Moreno, y el Proyecto Sur, conformamos una nueva fuerza política de izquierda latinoamericanista, con un proyecto que se puede realizar mañana. Nacionalizar el petróleo y el gas. Lo hizo Evo Morales. No hay ninguna razón para que Argentina no lo haga. Argentina fue el país que inició América Latina en la explotación estatal del petróleo y el gas. El primero fue. Sigue siendo el mismo modelo impositivo de Menem. La riqueza nunca se distribuyó, se distribuye como Menem. Sigue siendo el mismo dominio bancario de la dictadura militar, ninguno lo cambió. Sigue siendo la misma ley de radiodifusión de la dictadura militar. Ah, no cambió nada. No, la esencia del modelo neoliberal, las principales leyes siguen siendo las mismas. Por eso es que hemos salido en la certeza que en el 2009 vamos a tener representantes en todas las provincias y en el 2011 lucharemos por el gobierno nacional. La sconfitta di Daniel Scioli è stata anche la prima grande sconfitta del Fronte della Vittoria, il partito creato da Nestor e Cristina Kirchner. Ciò significa che siamo alla fine dell'era K? Il ciclo politico kirchnerista avrebbe esaurito la sua dinamica politica, accettando quindi la logica dell'alternanza, del bipolarismo parlamentare? Beh, questo ha ricaduto un po' su tutta l'America Latina, è un problema importante. Sempre con onestà voglio sottolineare che è ovvio che in America Latina, come dicevo prima, la figura del candidato fa proprio la differenza. Teniamo conto anche poi dell'effetto logorante, del potere, anche se parliamo del potere in senso nobile e popolare del termine, non alla Made in Italy, dove il governo è completamente scollato dalla società, dalle dinamiche sociali. Governare un paese, e questo è estremamente importante, lo ripeto sempre, non è assumere il potere del paese, significa amministrare ma non avere il potere. Governare significa avere una relazione costante di democrazia partecipativa con le classi subalterne. In parole povere, governare è trasformare un'area geografica completamente in una nazione sovrana. Facciamo per esempio un esempio, scusate la ripetizione, a me molto caro. Sono stato in questi ultimi mesi ben 5 volte in Venezuela, ma la frequento ormai dai tempi della prima vittoria di Chavez. Lì governa il chavismo, governa Maduro, un governo sicuramente rivoluzionario, ma che non ha ancora preso il potere.
significa che la minoranza, l'oligarchia, i fascisti, i mercenari, i quelli legati agli interessi delle multinazionali o degli Stati Uniti, l'interesse anche dei grandi privati, l'oligarchia della stampa, della grande distribuzione, delle TV private, le lobby che difendono gli interessi dell'imperialismo economico e militare non sono stati profondamente sconfitti. Sono parte della società e dell'economia. Questo significa che il potere ancora non è stato assunto da Maduro. La stessa cosa la potrei dire per esempio per l'Argentina. L'Argentina di Néstor e di Cristina ha fatto dei passi notevoli, dei passi di, diciamo così, sicuramente di cambiamento democratico profondo, e questo è innegabile. In effetti, per esempio, quella che viene chiamata l'era K, no? Perché il kirchnerismo ha permesso passaggi fondamentali nello sviluppo, nel sviluppo anche molto equilibrato dell'industria, anche l'industria privata, anche se poi il governo non ha saputo definire quella relazione di potere con le classi subalterne. Vedete che il governo e potere completamente differente. In effetti sia Néstor che Cristina non sono riusciti a sviluppare la democrazia attiva di base partecipativa, cioè quella che determina linee di potere, come per esempio non hanno potuto sviluppare fino in fondo anche la battaglia contro le multinazionali. Se in un paese ci sono le multinazionali col potere economico, è chiaro che ti mettono in difficoltà. Bene, il candidato Scioli secondo me ha prestato il fianco, l'ha prestato per due motivi, chiamiamolo da destra e da sinistra. Uno, perché non aveva assolutamente il carisma e la carica anche emozionale, morale di Néstor e della stessa Cristina, e questa è una caratteristica che, come abbiamo detto, incide moltissimo in America Latina nei rapporti con il popolo, soprattutto nei momenti di decisione per esempio elettorale. Infatti Macri ha vinto per poco, come dicevamo, con un maggior, diciamo così, senso della leadership, certamente avrebbe vinto il fattore K, di nuovo avrebbe vinto il candidato di Kirchner, che rappresenta il peronismo, però il peronismo democratico, il peronismo di sinistra. Il secondo elemento assolutamente negativo di Scioli riguarda proprio i termini della campagna elettorale. Questa campagna elettorale di Scioli è stata fortemente contraddittoria. Da una parte ha voluto dar peso a quelle che erano le politiche sociali, muovendosi sulle orme di Cristina, e quindi dare una continuità a questo senso anche sociale di democrazia. Dall'altra parte però si è aperto troppo, molto, alle imprese private, facendo anche un po' l'occhiolino, diciamo la verità, alle multinazionali, a nuove strane alleanze che girano per l'America Latina. Elementi che non sono sfuggiti per esempio all'elettore moderato di una parte e a quello di sinistra dall'altra, che si è sentito poco rappresentato, diciamo che non ha accontentato né il centrista e né l'uomo realmente coerentemente di sinistra. E poi ha ceduto anche, ha creduto alle favole del Clarín, secondo cui l'Argentina con Scioli avrebbe cambiato gli equilibri anche nella morale, nell'etica individualista del profitto, con cui le regole del capitalismo, per quanto possa essere democratico, un capitalismo chiamiamolo così più a versante sociale, però l'ipotesi qual era? Non vi avvicinate all'alba, non vi avvicinate a Cuba, non vi avvicinate al Venezuela. Questo che cosa significa? Che anche l'elettorato di sinistra, quello che porta avanti l'ipotesi di un cambiamento reale, radicale, anche se non rivoluzionario, ha ritirato la sua fiducia a Scioli. Quando si sono moltiplicati assolutamente i sospetti sul futuro del programma politico-sociale, delle, per esempio le cosiddette aperture alle multinazionali e conglomerati finanziari, hanno creato ovviamente grosso imbarazzo nelle file di sinistra. In questo modo Scioli ha perso quel necessario 1,6, meno del 2%, per vincere le elezioni. D'altra parte Macri si è presentato invece come un candidato nuovo, che rompe con la politica tradizionale della destra per rappresentare una nuova destra, insieme al centrodestra e ai moderati, anche se poi già le prime avvisaglie del primo mese fanno vedere che è un candidato forte degli Stati Uniti, delle multinazionali e della reazione. Ma lui che cosa ha capito a fini elettorali? Ha capito che per vincere doveva essere il candidato di tutti, tutti quelli che storcevano il naso sulle politiche di Cristina. Appariva in televisione in continuazione dicendo
io sono aperto anche, diciamo così, all'alleanza dell'America Latina. Macri subito dopo la sua vittoria ha detto, per esempio, ho messo fine a 12 anni di peronismo, di Kirchner, di sinistra, il che significa dire agli argentini, signori, guardate, cambiamo pagina in tutti i sensi, cioè dimentichiamoci di Nestor, di Cristina e delle politiche sociali avanzate. Un discorso di rottura assolutamente che Macri ha messo in piedi quando già governava la capitale argentina, quando è stato governatore di Buenos Aires, dove la sua coalizione ha vinto lì considerevolmente e poi ha giocato un ruolo determinante nel ballottaggio con Scholz. Il primo, diciamo così, nella storia dell'Argentina dove il governo uscente ne esce completamente sconfitto.